Lo consiglio al 100 per 1000 perché c'è una professionalità, il risultato è ottimo. Rinasci, è una rinascita, davvero. Non lo sto dicendo perché sono con lei, no, veramente, mi sento bene. Io mi chiamo Giuliana Melis, vengo dalla Sardegna, vengo da Pula, un paesino al sud della Sardegna, è un bel paese turistico. La mia storia è iniziata che sono andata a fare una visita da un dentista a Cagliari, mi aveva detto, infatti ero disperata, perché mi ha detto che mi avrebbe dovuto togliere i denti, sarei dovuta rimanere 9 mesi senza i denti. E poi bisognava far crescere l'osso, però non mi avrebbe messo i denti fissi, ma una parte fissi, una parte non fissi, no, in tutto un punto interrogativo, con una cifra esorbitante. Soltanto per la parte inferiore mi chiedeva 28.000 euro. Quindi alla prima seduta che mi ha fatto il preventivo per la parte bassa, dovevo ritornarci. Anche per la parte superiore, perché lui aveva studiato la parte bassa. Non ci sono neanche andata, perché non era possibile. Cioè, superavo i 50.000 euro. E di notte non dormivo, e così casualmente, per passare il tempo, vado su YouTube. E lì ho visto questa intervista del dottor Palmas, e ho sentito le sue parole, che erano veramente bellissime. E gli ho anche scritto un messaggio e qualcuno mi ha detto che mi dovevo vergognare di aver scritto un messaggio così perché sembrava un messaggio d'amore. E gli ho scritto che era una persona meravigliosa e che sentirlo parlare dava la speranza che nel mondo, siccome vediamo tanta disonestà, che ci sono ancora delle persone oneste che lavorano onestamente. E quindi io gli ho risposto così, che era un piacere sentire che c'erano delle persone che ancora avevano l'amore per il prossimo e soprattutto le cure, che questa dei denti è una situazione veramente grave per uno che si ritrova senza ed è un costo non indifferente da noi, insomma. Ma soprattutto come lui si è espresso, soprattutto come lui lavora, ecco, cioè, ha parlato con il cuore, cioè, con un'empatia bellissima. Quindi poi mi hanno richiamato e così mi hanno dato l'appuntamento. Nel giro di 2 settimane io avevo già il biglietto pagato. Cioè, fatto tutto, è partita, cioè, è stata un'esperienza bellissima, ho trovato delle persone meravigliose, bellissime, perché io ogni volta che andavo dal dentista mi dovevano dare delle gocce perché mi veniva la tachicardia e fare un intervento di questo livello, 4 ore, il primo intervento, e non aver preso niente. E mi sono detta, forse nell'anestesia c'era anche il calmante, perché cioè proprio non mi hanno creato assolutamente nessuna paura, perché c'era una sicurezza nel svolgere quello che stava facendo. Il medico era molto professionale, una tranquillità incredibile, che ancora oggi dico, cavoli. E ho fatto una cosa del genere senza nessuna paura, cioè veramente. Cioè, qui non sai chi è il medico e chi è l'assistente, perché c'è un rapporto di parità. Cioè, non so se, però io ho visto una collaborazione, c'è cioè una specie di squadra che è così che si lavora bene. E così si dà. Metti anche in tranquillità il paziente. Perché non ci sono quegli sguardi che si fanno quando vai negli altri studi e tutti spaventi, sei là. Invece no, vedi la serenità, la collaborazione. Un ambiente veramente molto, molto bello, sì.